Siamo a un'ora e mezza di macchina da Pocona. Saranno 7-8 ore a piedi. Quello che vedete là è Mamawasi, la casa della mamma, vorrebbe dire in quechua. Mentre qui siamo a Bacascucho, che vuol dire come si dice? La cueva, la tana della vacca, delle vacche, delle mucche. Adesso dovremo salire su quella montagna lì. Un'ora ancora a piedi e andiamo a vedere dove c'è la sorgente per fare la captazione, si chiama, fare un pozzo, un fermare l'acqua in modo che possa entrare nei tubi e irrigare tutta questa zona qua. Il lavoro dell'acqua l'avevano già fatto, però adesso che è il periodo secco sta mancando l'acqua, quindi c'è bisogno di recuperare tutta quella che c'è, tutta quella che si può. Sono varie le famiglie, quindi sembra tanta, ma non è un granché. Quindi adesso ci incamminiamo. Hola, buen día! Aguchis? Vamos, vamos, vamos. Patamana. Hai? Kutimu spaglia. Ama, 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 ama. Non so più. Così vive la gente qua sopra. Con il poco che riescono a coltivare, per quello che l'acqua è fondamentale per la vita. Dobbiamo andare là, dietro sotto quel verde là, e dopo vi farò vedere. Questo sentiero l'hanno fatto per intubare i tubi che portano l'acqua. Dopo 2 anni fa, per un desguido, per una, come si dice, è scappato il fuoco a uno dei comunarios e si sono bruciati tutti. Tubi, cioè tutti no, buona parte dei tubi, e quindi quello che ha bruciato è venuto da me piangendo, dicendo: questi qua mi attaccano via. E quindi abbiamo chiesto aiuto a degli amici che ci hanno dato i soldi per comprare i tubi. Però mancava di fare la connessione, come si chiama, il pozzetto di raccolta, è quello che dovremmo fare adesso. Però gli amici non hanno ancora portato sulla sabbia il cemento, quindi vedremo quello che si può fare. Che passa, Felipe? Era mejor però llevarla también la otra más grande, eh?
Non credo che si possa immaginare il lavoro che ha fatto sta gente qua per avere l'acqua. Mi hanno detto che ci hanno messo 3 anni tutti i fine settimana per scavare. Il comune gli ha dato i tubi, almeno quello, perché andare a chiedere in comune aiuto è una battaglia. E loro hanno fatto tutto il lavoro. 3 anni bruciati, finiti in un giorno di fuoco, che dopo non sono riusciti a venire a spegnerlo alla svelta. E così è andato tutto a ramengo. Adesso sta venendo sulla gente, vediamo cosa riusciamo a combinare. Io faccio il sostegno morale. E dopo quasi un'ora dall'ultima casa arriviamo alla sorgente, sorgente del San Simo, a dove si dovrà fare quella che si chiama la captation, il raccogliere l'acqua perché entri nei tubi. Adesso arriviamo lì dove già avevano lavorato e lascio parlare gli esperti. Siamo ritornati alla carica, questa volta con i torelli, i ragazzi del taglier che stanno portando su la sabbia. Un'ora di camminare a 4.000 metri di altezza in salita. Interessante, no? Adesso vediamo cosa. Speriamo di riuscire. Gettata, vediamo un po'. Ora di pranzo. Scusi, mi scusi.
averne vuoi? I mosotechi? Amanda. Amanda. Dove sei l'Amanda? Yolanda. Ah, Yolanda. Gampatari? Sonia. Ma scavate o canchi? Pisca. Ah, pisca tra i bungo. Ma non Tau ani bungo. Cosa hai chiri? Mai picas? Rignum picas. E masutrin? Segundo. Ya. Yeah. Abuelo? Anacleto. Papa suikichu? Papasiti. Uh-huh. Aquí están todos los bandidos. Y mapa. Gracias. Thank you.